Facciamo, no, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno. Certo, caro. E forse la stessa cosa, poi probabilmente la media sarà quella. Poi calcola che nella maggior parte dei casi non c'erano le denunce. Nella maggior parte dei casi non si denunciano. Che sono violentate non sono denunciate. Certo, quello è il problema. Perciò però anche magari... quello è una cosa, è un fenomeno che sta aumentando parecchio, soprattutto tra i giovanissimi, no? Sì. E poi poi la violenza di branco della ripresa tramite il cellulare, no? Che riprendono i filmati. Cioè, anche questo è un fenomeno abbastanza inquietante. Quelle sono i lati negativi della tecnologia che avanza, chiaramente. Sì, e poi anche il fatto che vedo che i giovanissimi hanno meno rispetto della scuola come istituzione, meno rispetto degli insegnanti. Beh, ma sono anche gli insegnanti che non fanno sì che ci sia questo rispetto, comunque. Ma perché come noi, che siamo una generazione più aperta, anche loro comunque si sono un po' adeguati a questa generazione e a questa apertura. E quindi di conseguenza, tra la tecnologia che ha rovinato completamente tutto, e loro che si sono un po' più aperti, adattati, e noi che siamo avanzati, sicuramente non... Però nelle scuole stanno succedendo parecchi fattacci. Sì, no, ma sicuramente, però... Questo è un fenomeno abbastanza allarmante. Non sono solo giovani, secondo me. No, è un po' tutto. Però, ecco, in particolare mi colpisce negli ultimi tempi tutta una serie di eventi che sono avvenuti nelle scuole. Sì. Comunque, diciamo che forse i bambini... Cioè, io ho visto a Domenica Inn addirittura un filmato in cui una maestra si faceva tastare il sedere da un alunno. Ma quando mai? Ai tempi miei non poteva succedere una cosa del genere. Ascolta, però c'è e questa un discorso. Non reagiva tranquillamente, questo mi andava giù con sta mano pesante. Ma hai visto e questa non reagiva, non aveva la minima reazione. Ma ragazzi, dico, ma qui non sei accorta, ma possibile? Quindi c'è un qualcosa che nella scuola oggi come oggi non funziona. Ci sono dei malesseri, perché certe cose sono al di là del bene e del male, dai. Ma sì. Non pensi che adesso però c'è stata la possibilità di filmarlo con un telefonino? Magari queste cose succedono. Ma quando mai? A scuola? Io non lo so, non mi sento vecchio, però ti posso garantire che quando andavo a scuola io queste cose erano pura fantascienza. Vabbè, non è che ma quando mai? Succede in tutte le scuole, è successo in una scuola, è stato un caso. A parte che non è un solo caso, ci sono più di... Addirittura quella professoressa che si è portati i 3-4 ragazzi nell'orario di educazione fisica, se li è portati. Non sarei bambini, forse. Delle ripetizioni di matematica, ho lavorato questo mese. Ho avuto la cosa di lavorare accanto al mio ex fidanzato dentro una scuola, e quindi di vivere i ragazzi con le insegnanti. Devo dire che queste insegnanti sono completamente senza carattere, non riescono a dare un'educazione, una rigidità agli studenti che comunque prima non succedeva. C'era una grande rigidità, non c'era proprio l'occasione di poter rispondere o fare qualsiasi cosa, insomma. Certo. Comunque io penso, mi sembra che mi debba veramente adesso ci saluta, ti mando tanti bacini. Stasera si esibisce, farà vogliamo dire dove esibisce? Certo. Io in piazza Aldo Moro, zona Nomentana Fonte Nuova, io sono lì, sono ospite. Chi mi sta ascoltando e chi si trova da quelle parti è il benvenuto e mi farebbe piacere. Grazie a Radio Roma, grazie a voi, grazie a Pier Francesco Campanella per grazie il corso, grazie Antonello, grazie alla regia. Vi saluto e grazie soprattutto a te da noi. E comunque, per salutare Amy Bergamo, ci ascoltiamo un altro brano che appunto opera da appunto di Claudio Simonetti, naturalmente colonna sonora dell'omonimo film di Dario Argento. Oggi ciao abbiamo fatto parlare tutti la musica di Dario Argento con Campanella. Il film di Campanella. Bene, salutiamo Amy Bergamo, linea regia. Ciao, grazie.